Buongiorno a tutti. Abbiamo aspettato sino questa mattina per mandare questo messaggio vocale perché speravamo che ieri sera di ascoltare nella conferenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e poi verificare sul DPCM fermato che la nostra attività e di conseguenza anche il mondo dell'automotive, perché insomma noi siamo una filiera di questa attività, ci fossero. Questo non è avvenuto, pertanto oggi ci ritroviamo nella stessa situazione dell'11 di marzo. Anzi, leggendo attentamente ieri sera questo DPCM, ci siamo anche accorti che quelle FAQ che erano state postate, di cui non avevamo dubbio che erano state postate da persone che non conoscono le varie attività, anche perché la prima FAQ che ha creato grandissima confusione era quella che ci equiparavano alle assicurazioni, e invece già dal 22 di marzo ad oggi, anche quello di oggi, le assicurazioni sono ben inserite in un codice Ateco completamente diverso dal nostro. Noi ci siamo sentite anche come tra le varie associazioni di categoria, ognuna si è mossa per far sì di portare a conoscenza, diciamo, al governo la nostra specifica attività. E non abbiamo deciso, come qualcuno ha pensato in questo arco di tempo, che volevamo che le nostre attività rimanessero chiuse. No, abbiamo seguito quelle che sono state le indicazioni del governo. Noi potevamo seguire solo e possiamo seguire solo quello. Non possiamo seguire FAQ, non possiamo seguire indicazioni da dati da diversi mondi che nulla hanno a che vedere anche con il nostro mondo. Dobbiamo seguire quelle che nel bene o nel male ci ha dato il governo, e di conseguenza questa cosa ha portato un po' di fermento nella categoria, ma è abbastanza anche normale, perché tutti vorremmo aprire la nostra saracinesca e ritrovarci all'interno delle nostre strutture per rimboccarci le maniche, e sarebbe anche un segno di speranza, insomma, anche perché psicologicamente credo che viviamo tutti abbastanza un momento difficile, insomma, e quando insomma si vede che le attività non riprendono, le preoccupazioni aumentano giorno per giorno. Ieri sera abbiamo ascoltato tutti che nella conference che praticamente il Presidente del Consiglio ha detto che da qui al 3 maggio, se la situazione sanitaria migliori, cioè ci potrebbe essere la possibilità che in questi 20 giorni altre attività a catena potranno riaprire. Pertanto dobbiamo tenere duro, dobbiamo stare a queste regole e sperare, insomma, che la situazione sanitaria migliori, e pertanto se migliora la situazione sanitaria ci sarà più possibilità anche per noi di poter riaprire. Per quanto riguarda altro tema caldo e altre domande che sono arrivate in sede, riguarda: ma io posso fare le pratiche indifferibili? Io posso andare alla provincia a ritirarmi la licenza del conto proprio? Posso fare
questa cosa? Allora, questo mi pare che sia molto chiaro. Se uno ha oggettivamente delle pratiche di quelle che rientrano nell'indifferibile indicate nelle disposizioni da parte del Ministero, queste pratiche sicuramente le potrà fare, dovrà, come si dice, lavorare e attenersi a tutto quelle che sono oggettivamente le sicurezze affinché la parte sanitaria sia tutelata al massimo. Chiaramente non potrà aprire la saracinesca, assolutamente no, perché l'attività non è aperta. L'attività può svolgere quelle pratiche, può svolgerle perché così c'è scritto in quell'elenco. Lo dovrà eventualmente documentare nel caso in cui venisse fermato per strada, controllato, eccetera, eccetera, come sta avvenendo magari in alcune parti di più, in altre parti di meno. Però credo che tutte le nostre belle città, tutti i nostri bei paesi di questa nostra Italia sia sotto il controllo vigile delle forze dell'ordine, proprio per insomma, non ritrovarci poi a pagare pegno anche sulla nostra stessa pelle. Su questo argomento credo che non abbiamo nient'altro da dire. Noi non meno di lunedì avevamo riscritto nuovamente a tutti, a chi di competenza, per avere maggiori chiarezze sulla nostra funzione, sulla nostra attività, visto che non rientriamo nelle attività professionali, perché non rientriamo in quelle. E chiaramente, come avevamo già visto dal 12 di marzo in avanti, vedendo la situazione delicata, difficile di questo paese, sicuramente tutta la parte governativa è sicuramente impegnata su più fronti e su anche aspetti molto 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 più delicati, che è la salute e la vita delle persone. Per fortuna non abbiamo notizie di nostri colleghi che in prima persona hanno purtroppo preso questo maledetto virus. Questo, insomma, ci fa piacere. Speriamo anche che nel loro ambito familiare tutto sia a posto, e che è la cosa più importante della vita stessa e degli affetti familiari stessi. La segreteria in questo mese ha fatto tutto quello che era nelle possibilità di fare, sia come segreteria sia come associazione, anche con l'altro settore. Abbiamo fatto emendamenti sia sugli aspetti economici sia su tutto quello che ritenevamo opportuno fare come associazione. Un'associazione piccola come la nostra, contro tutto il mondo lavorativo che c'è, e abbiamo cercato di inserire quanto era possibile, di fare quello che era nelle nostre forze. Lo abbiamo fatto bene, lo abbiamo fatto male? Non lo so, non credo, anzi credo che abbiamo continuato a lavorare e lo abbiamo fatto perché prima di tutto è il nostro dovere, lo dobbiamo, diciamo, alla base associativa, e anche perché non è solo il vostro futuro, ma è anche il nostro futuro, perché tutti facciamo questo lavoro, non facciamo altro nella nostra vita. E pertanto, c'è, sotto questo aspetto, ci sentiamo tranquilli con noi stessi.
Anzi, abbiamo, come avete visto l'altro giorno, abbiamo fatto dei lunghi ragionamenti sulle prospettive future, perché tutti lo dicono e pertanto non posso, neanche noi ci troveremo nelle stesse condizioni, ci troveremo a riaprire le nostre attività sicuramente in un mondo diverso, in un approccio completamente diverso, in una situazione in cui non potremo magari gestire la nostra attività come la gestivamo prima. E pertanto abbiamo iniziato a fare delle riflessioni sul nostro ruolo, sul nostro lavoro, insomma. Tutta questa situazione ha accelerato processi che erano impensabili prima, erano impensabili prima del 13 di marzo. Abbiamo visto amministrazioni pubbliche, istituzioni, che hanno cambiato il loro modo di lavorare. Abbiamo visto i nostri figli, i nostri nipoti che studiano ormai da casa, non, si sono attivate cose che prima le vedevamo molto, ma molto lontano. Oggi sono la realtà. E in un momento che futuro, dove la materia prima sarà avere il lavoro e cercare di tenere il lavoro, chiaramente quando il lavoro scarseggia, tutti si cercano di appropriarsi di fette di mercato completamente diverse. Noi per ora, al momento, il nostro ruolo è in una fase sicuramente più avanti. Mi auguro che tutti lo abbiano capito e compreso, anche quelli che in diversi, in questo periodo, in periodi precedenti, hanno un attimo visto quel sistema che caparbiamente questa associazione ha voluto portare avanti e che oggi si trova in una posizione sicuramente più inserita rispetto ad altre attività. Noi oggi siamo nel digitale, questa è la realtà dei fatti. Noi oggi possiamo dimostrare, e lo abbiamo anche dimostrato, che possiamo lavorare anche se le amministrazioni pubbliche non sono aperte, perché siamo autonomi, lo possiamo fare e se ci pensate bene è un grandissimo risultato. Poi chiaramente il sistema funziona, non funziona, tutte queste bellissime, tutte queste cose qui ci stanno, ci mancherebbe altro. Ma fermatemi un attimo a riflettere anche su queste cose, non vedere sempre solo il bicchiere vuoto, ma cercate di vedere anche il bicchiere pieno, specialmente oggi. Ma come ho scritto, noi oggi siamo arrivati, diciamo, su questa montagna. Passo per passo, passo per passo ci siamo arrivati. Ora è difficile rimanerci e veramente dobbiamo fare come categoria delle serie riflessioni sul nostro futuro. Che cosa dobbiamo fare, cosa vogliamo per rafforzarci e far sì che altri mondi non possano intaccare questa nostra attività. Credo che di tempo ne abbiamo, purtroppo, per riflettere, ma sarebbe bello ricevere da voi le giuste riflessioni, qualsiasi esse siano, ma che siano riflessioni costruttive. E non, mi si dice, costruttive perché ne va, perché è il momento di costruire, non è il momento di demolire. E questo è per noi assolutamente importante e fondamentale. Non possiamo sicuramente fermarci, dobbiamo andare avanti. Oggi fermarsi vorrebbe dire sparire, vorrebbe
potrebbe dire vederci passare sopra da altre categorie, da altre attività. Che dire, siamo arrivati a Pasqua. Pasqua è un momento, è una di quelle feste importanti, è il momento della rinascita. Al momento questo non avverrà materialmente, ma mi auguro che sia una rinascita all'interno di ognuno di noi, e a una rinascita all'interno delle vostre famiglie. E è un pensiero comunque vanno, e qui mi preme sottolinearlo, a quei colleghi che hanno vissuto delle realtà veramente catastrofiche, che penso che una situazione del genere in tutta la loro vita, e come l'abbiamo vista noi da lontano, pur essendo personalmente anche vicino, non distante a livello di chilometri, credo che a loro va sicuramente ancora di più un forte abbraccio della situazione che hanno vissuto in prima persona. Noi siamo qui, la segreteria, come sapete oppure non vi è stato raccontato, in questo arco di tempo ha attivato ognuno per le proprie competenze territoriali delle conference, chi settimanali, chi magari anche di più, con le cariche provinciali e con le cariche regionali. Onestamente manca ancora una regione che credo che verrà attivata appena dopo Pasqua. Tutte le altre realtà sono state contattate, c'è stato uno scambio sulle problematiche locali, cioè una vicinanza che noi abbiamo voluto dare, l'abbiamo data con discrezione. Siamo una segreteria che non ama gli effetti speciali, siamo una segreteria sul pezzo, molto reale, molto concreta, e mi auguro che le cariche con cui i componenti di segreteria si sentono settimanalmente, o anche in alcune situazioni anche magari più volte in una settimana, abbiano trasmesso questa cosa ai propri territori, perché oggi è importante che tutti i territori siano collante uno con l'altro, perché solo così, sembra una frase fatta ma non è una frase fatta, solo così tutti uniti e tutti collaborativi potremo superare questo momento di difficoltà, un momento che sicuramente ci fa rinascere, ricollegandomi alla Pasqua, in maniera diversa da quelli che eravamo prima di questa situazione. Non posso che a questo punto augurarvi buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie, e ora vorrei far sì che il messaggio vi venga anche dato da tutti i componenti di questa segreteria. Grazie e buona Pasqua ancora. Auguri di buona Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie, sperando che possa portarci un po' di serenità in questi giorni così difficili e complicati. Sono certo che usciremo presto da questa situazione e che il futuro ci riserverà sorprese positive, e che il nostro ruolo sarà sempre più valorizzato ed al centro del sistema. Tantissimi auguri ancora a tutti e ce la faremo. Giancarlo Sangalli. Cari tutti, mi associo anche io agli auguri del segretario nazionale studi. Una Pasqua un po' particolare vista la situazione che ci tiene lontano dai nostri cari e dai nostri affetti. Per fortuna la tecnologia che ci permette di stargli vicino. È proprio con questa che vi voglio augurare una serena buona Pasqua, e affrontiamo tutto con positività perché ce la faremo come sempre ce l'abbiamo fatta. Alessandro. Ciao a tutti cari colleghi, sono Marco Dagliano, componente segreteria nazionale studi, e voglio farvi un augurio per una serena Pasqua, malgrado la situazione che tutti conosciamo. Come vedete la segreteria nazionale lavora
sente forte questa responsabilità. Il segretario nazionale ci tiene costantemente impegnati ogni giorno, ci sentiamo e parliamo delle problematiche, e quindi vi siamo vicini e vi sentiamo sicuramente vicini in questo momento di difficoltà. Vi mando un grosso augurio, sperando di potervi riabbracciare presto. Ciao a tutti. I più sentiti auguri di buona Pasqua a tutti. Siamo di nuovo davanti a un cambiamento epocale. Pensavamo che il documento unico fosse il cambiamento epocale per la nostra categoria, ma questi giorni ci stanno facendo comprendere che probabilmente il documento unico sarà un passo fondamentale per noi, ma il mondo ci ha messo davanti a dei cambiamenti ancora più drastici. Noi ci siamo qui, siamo pronti ad affrontare questi cambiamenti, e francamente ci stiamo sentendo e siamo più in contatto di quanto non siamo mai stati fino adesso, sempre per essere vicini a tutti. Rinnovo gli auguri di buona Pasqua a tutti i colleghi, sperando che i prossimi giorni, settimane e mesi ci riservino un presente migliore di quello attuale. Buongiorno, i miei più affettuosi auguri di una serena Pasqua, che questa domenica possa essere per tutti noi un giorno di rinascita ad una vita piena di lavoro e prosperità. Tantissimi auguri, Santo Petrellese. Buongiorno a tutti, Giuseppe Guarino. Anch'io voglio farvi i miei più cari auguri di buona Pasqua, e speriamo che questa Pasqua sia una rinascita, una resurrezione. Sembra un po' il Papa, però credo che troveremo il modo per ripartire alla grande. Stiamo studiando giorno e notte, cercando soluzioni giorno e notte, anche grazie a voi. Parlo dei miei territori, che mi danno sempre degli ottimi input e proposte da portare avanti. Lo faremo e ci riusciremo tutti insieme. Un abbraccio a tutti, buona Pasqua a tutti.